una produzione Radio SP30. Per la rubrica Viva le sigle oggi abbiamo selezionato la sigla di Dragon Ball. Chi sei? Goku non lo sai, però presto lo Giorgio Vanni e poi il ritornello poi c'era anche l'altra Dragon Ball GT, tante sigle, siglaioli d'Italia. Non è quello che pensate. Nuova realtà con le sue. Viva le sigle! Nuova rubrica! Passato, guardando in là, il tuo cuore saprà ritrovare Dragon. Cantala! What is your destiny? Dragon Ball! Io so che tu su Italia 1! Perché non c'è un drago che sia grande come te! Sigla. Hey. Hey, 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 Ricky J. Oh yeah. Radio Show con Ricky Rocco e DJ Marco. Scratcia la sigla. Su Radio SP30. Come on. Hey, 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 hey. Non frega assolutamente nulla. Lei ascolta fino all'estasi. Ce ne fottiamo e soprattutto a chi ascolta il podcast non frega assolutamente nulla. E alza le tue mani in aria dentro al club. Oh 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 oh. Le cubiste sono in sciopero, tanto alla radio non si vedono. Oh 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 oh. Now let's go dance to the morning. Ricky J Radio Show, il podcast che suona come un programma radiofonico. Ricky J Radio Show. Il podcast. Questo che programma ha... spacca. Ho capito che spacca. Lo sapevamo. Questo programma è il podcast con più sigle che esista al mondo. Eccoci qua. Tossire. È anche la tosse. Vuoi la caramella? Vuoi la caramella? Mangia la caramella. Aspetta. Ma che... No, mangia la caramella, guarda. Caramelle balsamiche dolciando. Ma mangiate tu. Ormai la mangio mentre... Queste qua rinfrescano la gola. Però non sono l'eucalipto forte o l'eucalipto debole. Va bene, un'oretta insieme. Fatto tossire. Come ogni giovedì. Giovedì 2 maggio. Mio compleanno, tra l'altro. Scusate, perché scusa, noi stiamo registrando, quindi c'è una dislocazione di compleannesca. Quindi non te li faccio adesso. No, non farli. Perché sarebbe in anticipo, perché stiamo registrando, ma comunque auguri. No, allora, Pacchina, auguri. Ma no. Mettiti un applauso, vai. Ma non li ho ancora tanto compiuti. Sempre 10 anni di differenza. Io e te sempre. Avremo, ok. 87, 97. Tondi. Ricordiamo come Linus e Nicola Savino. Stessi soldi prendiamo dalla radio. Da DJ, chiama i Toli. Oh. Va bene. Merck, tra poco disco datato, ma bello. Ma il sito? Non vogliamo dire il sito. E la pagina Instagram, vai. Allora, il sito io. Sì. RadioSP30.xyz. Pagina Instagram, RickyJ_Radio Show. Da lì trovate tutte le nostre curiosità. Anche le Discuriosity vengono caricate nel bottoncino delle stories in evidenza. Eccolo lì. Va bene, salutiamo la Meli, salutiamo Gigi, salutiamo Sesamo, Paolino Sala, l'abbiamo già sentito il gingolino suo, ma Ricky J. Rimettiamolo. Basta. Perché prende anche i punti di SIAE, Paolo. Ogni volta. Perché la sua voce è prestata alle frequenze. Ma quando è che l'aveva fatto questo? Questo è siamo alla quinta stagione, tipo la seconda, quindi ha già 3-4 anni abbondanti. Vecchio sto. Fatto oggi. Naturalmente un WhatsAppino audio mandato fatto così. Un WhatsApp. Per scherzo, perché io l'ho tirato giù. Perché lui pensava che noi non l'avremmo mai tenuto. E invece è lì. Invece è lì. Ed è sempre lì. Blu, perché è sempre quello. È caricato sul tasto blu. Blu.
Allora, Merck, beh, salutiamo anche gli amici del Guilty di Castellanza subito così per iniziare. E avremo sicuramente modo anche di parlare. Hai qualche contatto, qualche amico da salutare? Sembra che abbiamo citato già un po' di gente. Dolla 690, l'ho visto. Bravo, bravo. No, l'ho visto, cos'era, settimana scorsa? Sì, settimana scorsa. Salutiamo anche lui, allora. Dollino nazionale, oh. È stato ospite con noi un po' di tempo fa. Tra l'altro in ballo un altro video. Ah, un altro video. Noi siamo andati poi a vedere la registrazione del videoclip col cavallo, sì, l'altra volta. Cavalum. Cavalum nero. E c'era anche una star. No, si può dire. Non si può dire. Non lo dico, mi sono fermato, dai. Mi sei fermato. Aspetta che c'è. Sei spartato. Prima o poi ti sparano. Mi sparano. Ti spara, mi sparano perché dico cose che non potrei dire. Cose che non si possono dire. Tipo OnlyFans. Okay. Ma OnlyFans mi piace. Vabbè, perché, scusa? È una piattaforma di intrattenimento. C'era. Non è che c'è solo quello. Ma nel video c'era. Nel video di Dolla c'era. Si può dire? No, non si può dire. Aspetta. Ok, non si può. Aspetta, mamma mia. Vabbè, ma quando uscirà sto video? Più avanti? Non so. Beh, comunque non si è capito alla fine quello che ho detto. No, non si è capito, quindi. Va benissimo così. Perla di saggezza. Aspetta, mettere il disco. Io aspetta, sì, però prima della perla di saggezza vi abbiamo detto tutto. Sì, vi abbiamo detto tutto, direi. Restate con noi, che questa puntata ne sentirete delle belle. Perla di saggezza, allora, di Victor Hugo. Vai. È dall'ironia che comincia la libertà. Datato, bello, raga, adesso, Disco datato, ma bello. Dall'anno 1996, anche se sembra molto più vecchio, fatto in stile antico, Keep on Jumping, The Lisa Maria Experience. Keep on jumping, let your body fly. Everybody pumping
Ricky G Radio Show, Radio CP30. Questo disco dalle sonorità house elettroniche, sembra di tipo fine anni 70, inizio anni 80, invece del 96. Così abbiamo iniziato dal nostro studio taverna. Stiamo facendo anche delle riprese per il canale YouTube Ricky G Radio Show TV. E c'è anche Merck oggi con la maglietta di Ibiza. Aspetta che ti inquadro, guarda, facciamo il passaggio di camera. Oh, no, oggi mi sta... no, stavo filmando, per quello che non... Non parlava Merck perché stava facendo... No, stavo filmando. Oggi ci manca il videomaker. No, mi dovevo filmare, non riuscivo a tenere in mano la fotocamera. Siamo soli soletti. Guarda qui. Ok. Allora Merck, facciamo una adesso cosa c'è? Facciamo partire tutte le notizie dal mondo del club, dello spettacolo, Discuriosity. Discuriosity, showbiz, clubbing, live music, Discuriosity. Eh già. Questa è la più bella, Sì, 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 questa è la più bella. Sentina. Allora, partiamo dalla prima. 10 ex pornostar che adesso fanno le DJ, dal articolo da DJ Mag Italia, la rivista specializzata. È sempre maggiore il numero di ex pornostar che intraprendono la carriera da DJ. Entrambe le professioni richiedono una certa dose di intrattenimento, presenza scenica e abilità nel coinvolgere il pubblico. La sfida è quella di intraprendere e coprire un ruolo che permetterà di reinventarsi e di staccarsi dal passato. Allora, Luce Caponegro, nota come Selene, dopo il passato anni 90 nel porno, è stata anche all'Isola dei Famosi, tra l'altro. Scrive e conserva gelosamente un picture disc e un CD singolo, entrambi dance, quindi anche lei produttrice. Poi Silvia Dallà è nata nel 93, anche lei vive in Repubblica Ceca, ma il suo legame con l'Italia è rimasto forte. E posso fare quello che mi piace, ho capito che la mia passione è la musica, adoro fare la DJ. E poi Nicky Bellucci da Budapest, classe 83, l'anagrafe Nicolette Posan. Dopo gli inizi come ginnasta nei primi anni 2000 è entrata nel mondo del porno di caratura mondiale e poi è diventata DJ Nicky Bellucci. Poi l'americana Sasha Grey ha saputo reinventarsi passando dal cinema luci rosse al cinema d'autore, documentari, canzoni e videoclip. Le sue performance nei club fanno vibrare gli animi degli spettatori, come dimostrano le foto che posta sempre sui suoi social. Poi Foxy DJ, ossia Katy Ivanova, dall'inizio della sua carriera come attrice per produzioni russe poi diventata Foxy DJ, la scoperta delle sonorità dell'Oriente, originaria di San Pietroburgo, ha iniziato la sua carriera a soli 19 anni. Ce ne sono tantissimi altri, questo articolo di DJ Mag ne cita 10, anche un'altra nota è Brigitta Bulgari, bionda ungherese, classe 82, nel mondo dei porno negli anni 90 e ora nella rave culture, DJ, gira discoteche di mezzo mondo. Vabbè, poi c'è anche Priscilla Salerno e molte altre. Altre sono semplicemente delle presenze sceniche che di produzione hanno ben poco. Poi Merck, l'ottimismo di Dua Lipa, Radical Optimism, è il nuovo album della pop star Dua Lipa. Stavo dicendo ancora pornostar perché era entrato in quel mondo. Uscirà il 3 maggio, quindi domani, perché ci sta ascoltando nella prima messa in onda. Includerà 11 canzoni, tra cui Trending Season. Trending Season sarà, non Season. Season che è stagione. Quindi Dua Lipa, diciamo che ha sempre uno spazio nel nostro cuoricino per la bellezza, ma per la bravura, e non sbaglia una hit. La Dua Lipa italiana per me è Annalisa, può essere, o anche Elodie. Può essere, vabbè, Elodie per fare un rimane Dua Lipa comunque, un dualismo. A proposito di donne che abbiamo citato ora, She's a Woman, edito da Rizzoli, è un appassionante libro del giornalista musicale Ezio Guaitemaki, che racconta vita, arte e passioni di 30 grandi protagoniste femminili della musica pop, rock, soul, da Billie Holiday a Lady Gaga a Edith Piaf a Tina Turner. Questo She's a Woman
lei è una donna in inglese. Per ogni cantante sono state scelte due canzoni che possono essere ascoltate grazie a un QR code inserito nel libro. Poi Mengoni bis a Bologna. Marco Mengoni raddoppia la sua data a Bologna per il tour negli stadi dell'estate 2025. Si esibirà dal 5 al 6 luglio al Dallara. Mengoni è sempre bravo e in tour è pazzesco sul palco, tiene la scena, si muove, ha una voce incantevole. Siamo fermi dove? Chiudiamo queste notiziole con Max Pezzali e Discoteche Abbandonate, di cui sentiamo il singolo in sottofondo. È il nuovo singolo non uscito sulle piattaforme ma solo in radio e su YouTube. Se andate su YouTube mettete Max Pezzali Discoteche Abbandonate, esce il video della sua canzone e all'interno della canzone ci sono diverse location di ex discoteche abbandonate, tipo il Melody Mecca. Ci sono foto proprio di locali in disuso, abbandonati, con murales, e poi ci sono frasi di DJ e producer tipo Albertino, Ralph, Molella, che danno un quadro riguardanti la storia delle discoteche, della club culture, dei locali degli anni 90-2000. Quindi guardatevi il video su YouTube. Sentiamo il ritornello, fino al ritornello. Discoteche Abbandonate, Max Pezzali. Chissà se mentre gli altri dormono si sente ancora il solito ecco delle serate, delle discoteche abbandonate. E poi le segne cadono. Ripeto, andate su YouTube, Discoteche Abbandonate, Max Pezzali, vedete un po' di foto di discoteche abbandonate e frasi tipo di Mauro Picotto, di Giotti Vannelli, di Albertino, che parlano della club culture della notte. Sentiamo ancora. Alcune sono diventate supermercati, alcuni sono diventati maxi parcheggi. Purtroppo è così, ma sappiamo che esistono discoteche adesso più piccole. E per avere discoteche grosse dobbiamo spostarci o in quel di Riccione o a Ibiza, perché sennò le discoteche comunque sono piccoline. Eccolo! Tra l'altro io vado a vederlo al 1° di luglio a San Siro con Gae. È tutto per le discuriosity di questa settimana, Merc. Ricky J Radio Show, Radio SP30. Ti prego non cominciare. Sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male. Ma se me l'avessi chiesto avrei scalato l'Everest a mani nude. Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego. Quando menti io ti credo. So che sono più di mille quelle cose di me che non tolleravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Era tutta una follia, però una follia per te non si fa. Non ero più a casa mia, neanche a casa mia, solo mille guai. Penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai. E te l'avrei lasciato fare. Perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto quello che mi resta. Ora che mi sento inerme come un verme in fondo al mezcal. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi a cui non risponderò, non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace. Disse quando ci pensavo, ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.
ti darei da bere il sangue perché è tutto ciò che adesso mi è rimasto. Credimi, sembra impossibile accettare che oramai ti ho detto ciao. Sto in un bilocale che da quando ti ho cacciata sembra una penthouse. Grande tipo il doppio ma senza la luce come ci fosse un blackout. Non sono sentimentale. Delle volte tu aprivi la porta e io nemmeno ti sentivo entrare. Ti volevo a tutti i costi ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati che mi conosci. Scordati che mi conosci. E lui, Lazza, 100 messaggi. Non inondarmi di messaggi. Beh, lui sa essere raffinato, sa essere duro quando ci vuole, e... però sempre sul pezzo. Lazza, chissà il futuro da qui a 10 anni, cosa combinerà sto ragazzo milanese, dell'Interland milanese. Magari sarà come Max Pezzale di cui parlavamo poco fa e quindi resterà negli anni. Va bene, adesso Merck è il momento della story della musica e c'è lui, Michael Jackson. Michael Jackson, the king of pop. Le immagini di una vita, dal libro edito da Giunti. Michael Jackson, l'ultima e la più grande megastar del XX secolo. Jacko, il camaleonte, il ballerino straordinario, il performer, autore esibizionista di grande talento. The King of Pop, dopo Elvis Presley e John Lennon, l'ultimo titano della cultura popolare, amato e ammirato in tutto il mondo. Non esiste vetta che Michael Jackson non abbia raggiunto. Se si considerano le vendite annuali di supporti musicali, Michael Jackson è il maggior artista leggero di tutti i tempi, riconoscimento del Guinness World Record, visto che nel solo 1989 i dischi venduti gli hanno fruttato ben 125 milioni di dollari. Il suo Thriller, con circa 106 milioni di esemplari, è l'album più venduto al mondo e ancora il dato è da aggiornare e può crescere. Michael Jackson è stato il primo artista a vendere ufficialmente fuori dagli Stati Uniti più di 100 milioni di album e nel 1991 firmò quello che rimane il più lauto di contratti discografici di tutti i tempi per la somma ancora oggi favolosa di 860 milioni di dollari. Jackson è l'artista solista maschile che conta il maggior numero di singoli al primo posto nelle classifiche degli Stati Uniti e il maggior numero di hit singoli in testa alle classifiche inglesi in un anno. Nessuno più di lui ha prodotto album che hanno raggiunto da zero il primo posto delle classifiche statunitensi. Bad, Dangerous, History, Michael è anche l'unico cantante a salire da zero al primo posto della classifica statunitense dei singoli, You Are Not Alone 1995. Nella sconfinata lista dei suoi record va annoverata anche la serie di concerti di maggior successo dell'estate del 1988, i 7 concerti serali tenuti allo stadio di Wembley. Fecero registrare il tutto esaurito per un totale di 504.000 persone. È l'artista che ha vinto più Grammy Award nella stessa edizione, 8 nel 1984. Nessun album degli Stati Uniti ha mai contenuto più hit al primo posto di Bad. 5 dei suoi titoli raggiunsero la posizione più alta. Il video musicale più venduto al mondo è stato la videocassetta Making Michael Jackson Thriller, 1983. Nessun altro ha mai ricevuto un compenso più alto per uno spot pubblicitario. La Pepsi pagò 12 milioni di dollari per 4 apparizioni in altrettanti filmati. Inoltre Jackson è l'unico al mondo che può vantare un altro record, quello del videoclip più caro mai girato, Scream, Black or White, You Rock My World, e la produzione del clip Remember the Time e In the Closet non furono da meno. Invincibile, timido e fragile. I Jackson, il padre di Michael, Joe, da giovane era stato il chitarrista di Falcons, il primo gruppo della leggenda del Wilson Pickett. Spinse i figli a fare musica, i Jackson 5. Dal soul Motown
di Detroit nasce il disco Music Global e i Jackson 5 diventano delle star. Da Spaventapasseri a Moonwalker, la strada di Michael verso la vetta. Continua a stupire il rapporto tra la produzione di Michael Jackson e la sua fama unica. 6 album pubblicati tra il 79 e il 2001. Non sono poi tanti. Prince, assurto al ruolo di avversario di Jackson grazie alla stampa, nello stesso periodo di album ne registrò 22. Tuttavia nessuno è riuscito mai, se non appunto Michael Jackson, a vendere oltre 100 milioni di copie di un unico LP. Il Peter Pan del pop lui era. Nei racconti di James Matthew Barry del 1902-1904, Peter Pan è il capo dei bimbi sperduti. È lui. Michael Jackson si può definire così. Diversamente da molte altre star del pop che vestono capi da famosi sarti e designer, guardando Jacko, si aveva l'impressione che avesse creato uno stile personale legato a determinate fasi della sua vita e del suo lavoro. All'inizio della fase, Quincy Jones, l'onda del disco music, era al culmine. Michael si propone come una moderna variazione del groove entertainer, smoking bianco, camicia di lustrini nera. Dopo l'uscita del mega album Thriller si parla già della sua supremazia nel mondo della musica pop, cosa che Michael esplicita con le sue uniformi fantastiche. Un'altra variante consisteva in un combinato da motociclista in pelle, modificato in stile Space Cowboy. Jackson, la mega star. Gli anni 90, la vita di Michael Jackson aveva assunto tratti bizzarri. I molti interventi sul suo aspetto, oltre ad avere gli effetti desiderati, furono causa di incomprensioni e malignità. Ma non mollò. Questa è parte della storia di Michael Jackson, soprattutto concentrata sui numeri, le vendite e il super record. Beh, che brano, capolavoro di Michael Jackson. Abbiamo fatto prima la storia dal libro, vi ho letto un po' il resoconto della sua vita, di tante vicissitudini che ha incontrato sul suo cammino il re del pop. Questo brano non l'avevamo mai suonato, abbiamo trovato anche l'occasione di farvelo sentire, riascoltare con piacere. Adesso ci facciamo due risate, Merck. C'è bisogno di ridere, siamo anche stanchi. Siamo stanchi anche. Qua nel fuori onda anche ci sono gli sbadigli perché siamo stanchi. Ma
il podcast ci dà la forza per andare avanti. Io stavo lanciando una sigla che però ce l'ho io. Cioè tu la sigla? La stavo lanciando a te, visto con la mano quando fai così. Vai, vai. Vai! Ridi che fa bene. Va bene. Va bene, la sigla è quella che è. Però la base è bella. Banco arancione. Banco arancione. Cos'è? È questa la base. Quanto dura? Ah, vedi, scusa. Allora, in un giorno di nebbia densissima, due macchine si scontrano. Uno dei due automobilisti scende ed esclama: guardi che io vengo da destra. Certo, risponde l'altro, ma io mi trovo nel mio garage. Ok, vabbè. La marchesa: signor Conte, sono più di 5 minuti che lei è inchinato davanti a me. Questa sì che è vera cavalleria. Veramente, signora marchesa, si tratta di un colpo della strega, risponde il nobile imbarazzato. Nella sala d'attesa di un medico entra un signore anziano, un po' sordo, che, non vedendo il cartello attaccato alla parete, si siede su una, su una delle sedie e aspetta il suo turno. Quando il dottore entra nella sala, esclama preoccupato: signore, non ha letto il cartello appeso al muro? Tutte le sedie sono state appena verniciate. L'anziano signore porta la mano a un orecchio e domanda: come? E il medico: di rosso! Allora, arriva dopo, ma arriva dopo. Allora, ridi che fa bene. Un parroco sta tenendo una lezione di catechismo ai bambini della sua parrocchia. Descrive il giorno del giudizio universale. Tutti i bambini rabbrividiscono quando sentono parlare di lampi, saette, tuoni e diluvio universale, tranne il piccolo Luigino, che sorride con aria sognante. Il parroco lo guarda e gli chiede: come mai ti diverti? Non hai paura? E Luigino: no, è che mi diverto, però non è che mi diverto, però sicuramente quel giorno sarà vacanza. C'è il giudizio. Vabbè, scusa. Nel prato un fungo verde vede una funga e le tira sulla gonna. Lei si gira e gli dà uno schiaffo dicendogli: sì, proprio un porcino. Questa piccolina. In un negozio: posso provare quell'abito rosso in vetrina? Mi dispiace, signora, ma se desidera provarlo deve andare nel camerino, perché in vetrina non mi pare il caso. La vedono tutta nuda. Ultima: finalmente è stata istituita la giornata mondiale dei mariti. Il 30 febbraio. Cos'è? Non esiste. C'è il 30 febbraio. Erano le battute, belle e brutte, anche un po' da cucciolone, del ridi che fa bene. Allora, Merck, picchio il tavolo come Cruciani. Cosa c'è? Siamo ai 30. Per tecchizzare tutto qua. Perfettamente ai 30, Merck. 30, cioè, 30 perfetti, no? Cioè, ma pensa a te. Pensa a te. Non sono pronto. Contattaci in DM su Instagram, RickyJ_radioshow. Ripeti. RickyJ_radioshow. Saluta, proponiti come ospite. Fai sentire il tuo talento mandando un vocale. Vai, vai, fatelo. Canta la nostra sigla. Puoi farlo nei messaggi privati su Instagram. Fatelo, mandate fatelo, anche la sigla, fatelo. Mandate i vocali in DM. Merck, indovina intanto che punti il primo disco. Di cos'è sigla questa? Difficile. Tutte le sere il mio ristorante vola a pieno regime. Quattro ristoranti. No, è perché è lì che ti ho fatto il tranello. Beh, è Alessandro Borghese, ma Celebrity Chef, che va su TV. Poi di solito praticamente sono due VIP che si sfidano in cucina e devono fare gli chef e ci sono, c'è una giuria. Faccio tutto io. Ma faccio tutto io. Ma stasera cambia tutto. Ah, quello Celebrity Chef. Sì. Il mio ristorante va in mano a due celebrità. Sì, l'ho visto, uno visto. L'altro. Posso togliere il coppello? Dovranno ideare un menù. Mettiamo sono stati per tanti personaggi. No, no, no! Stai barando! Bravi! Deliziare i palati esigenti dei clienti. Sono pronto a sentire il DJ set io. E convincere la giuria. E convincere, siamo due le borghesi, uno su PC e uno dal vivo. Ma cos'è?
Enrique, che fastidio. Ok. Hola, buenas noches, ¿qué tal, chicos? Perché c'è mano al computer? Hola, buenas noches, ¿qué tal, chicos? La Giselle, te la ricordi? Perché Giselle, l'hai dato il computer? È venuta ospite. Guarda, qui a twerkare. Ma perché l'hai dato? Sì, il... che te lo ricordi, Merck, sì. Pronto? Pronto! Stai ascoltando Ricky J Radio Show su Radio SP30. Suona così. In quale sala della disco entri? Don't act like you know me, yo le digo que yo estoy en Marianela, 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 Marianela. Me lo godo in cuffia. Alzate il volume. J. Marco, a caso. Questo è un intro da club che utilizza Merck come suono inizio serata. Sentite che versione di questo disco. Paura di non riconoscerti mai più. Non credo più a le fare. Immaginate anche un saxofonista accanto alla console. Le mani che si muovono a tempo. Tra le tue grida in blu, corrobbia sulla cabriolet. Resteranno soltanto ricordi confusi. Pezzi di vetro mi spegni le luci. Se solo tieni gli occhi chiusi. Io invece ti penso come per rialzarmi. Sto silenzio potrei ammazzarmi. Paralampapara. Le mani le portiamo al cielo. Sì, sì, sì. Virtualmente nel vostro club. Arriviamo da Radio SP 30, da Podcast Radio. Saluto Cami Baus da Gallarate e tutta la family. Ciao Cami. Sempre attiva in chat su Spreaker, perché anche da lì potete ascoltarci da Spreaker. Scaricate l'app di ascolto di podcast. Siamo anche su Spotify. Basta cercare Radio SP30 Ricky J Radio Show. La combi picchietta. Ha preso le bacchettine e picchietta. Parara.
schiaccia sul pad della console, mette a tempo il disco muovendo il deck. Quello che ho davanti ai miei occhi in questo momento è uno studio taverna completamente buio, illuminato solo dai LED. Blues. Si cambia con la sonorità latineggianti. Para você, solo per te. Un abbraccio a tutti gli amici parenti dal Brasile. Maurizio e Deborah in particolare. Para você. Tutto giunto a chi in Italia. Para você. Un peso. E sta maraviglioso sta radio para você. 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 Suona DJ Marco Acaso. Para você, para você. Capoeira. Capoeira. Capoeira c'è sempre capoeira. All day. Capoeira. All night. Radio Show su www.radiosp30.xyz. Siamo su tutte le piattaforme. Para você. Para você. Para você. Para você. Oggi indosso la maglietta che avevo regalato io a proposito di compleanno, perché la puntata sta andando in onda poi nel compleanno di Merck, il 2 maggio. La maglietta fluorescente con scritto Ibiza che si illumina con i LED dello studio ed è tutta colorata. Vuoi Merck così? E diventa vecchio anche Merck, non è che so io. Tutti? Pronti a rispondere? È una folla qui. È sempre quello che fa poi diverso. Fa... E... E già. E... E però ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Shakera, shakera, vibra, shakera, shakera, vibra, shakera. Meravigliosa.
more exciting. Hashtag tanta roba. She makes me want to dance. Ma c'è troppo la voce di questa tipo assistente di volo, sembra dal citofonino che parla. Please help me find Molly. Electronic dance music. Please help me find Molly. Sonoro all'interno del nostro programmino, secondo blocco, you know, le mani Molly? DJ Marco a caso. She makes my life happier, more exciting. Molto sognante questo disco. She makes me want to dance, dance, what, dance, 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 dance. Vai Tomorrowland, Tomorrowland qui, eh. Anche il fumo alle spalle che fa. Questo brano non può mancare mai. È un riempipista sicuramente. Sì, esatto, esatto. Esatto, è certo che no. Sono in sciopero. This hypnotic, this robotic, pull the plug and push to start up, take a step, disregard it, push my button, push to start up. This hypnotic, this robotic, pull the plug and push to technology. Start up, take a step, disregard technology. It, push my button, push to start up. Quello è lo stile. Elettronico computerizzato. Scudetto dell'Inter. Ho sentito un Pioli, un Pioli on fire, roba. Bene, 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 bene. Siamo già
ormai 50 minuti della nostra puntatina. Allacciate le cinture. Già quando entra il disco, quello giusto, quello che ci fa ballare, che ci fa cantare, urlare. Got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. Piach, piach. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Ritornello, cantatelo come volete, l'importante è la 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 la. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Free from desire. Marco a caso ce le sta mixando su Radio SP30. Ascolta il programma in podcast su Spotify. Push my button, push to start it. Anche su Apple Podcast se avete un melafonino. Attivate il Bluetooth in auto, potete ascoltarci anche dalle casse della vostra macchina. Questo programma spacca. Sentilo com'è incattivito, come picchietta. Vi arriva questo suono alle vostre orecchie. Mettete le cuffiettine, alzate il volume se potete. DJ Marco a caso. Buonasera maestro. In forma, Merck. Facciamo casino. Di più. Let's fuck in Miami. Eh già. Let's fuck in Ibiza. Let's fuck in LA. Let's fuck tonight. Let's fuck Robecchietto. Let's fuck in Dubai. Let's fuck Dubai in sci. Ibiza da Robecchietto. Let's fuck in Miami. Oh. Let's fuck in Ibiza. Let's fuck. Con questo sballa per forza. Let's fuck in Central Bay. Let's fuck tonight. Forza. Let's fuck tonight.
così. Ah, mi butto in acqua. Attenzione! L'elicottero addirittura! Sono vecchietto per vedere il DJ set. Sentite l'elicottero? Sta sorvolando, lo senti? Eccolo! Ciao, ciao! Senza scarpe, sul tappeto, dietro la console. Ci sta suonando le ultime, eh? Michelangelo c'è sempre. Pensavo che non ho ancora imparato il bon. Dai, per le fanciulle questa. E pischelle. Spengo il tom tom, scappo dai radar, cambio la trama. No, e mi chiedo da un po' se mi muto troppo contro, tro. E faccio lo show in mezzo alla strada, tutta ubriaca, sembravi. Tiriamo le tre, già che siamo qui, gridiamo di peggio, scopriamo di botto, quelli come me, senza un piano. La linguettina.
ormai questo disco, eh? E come dicevano i DJ negli anni 90 in radio, siamo quasi addirittura d'arrivo, eh? Quasi scoccata l'oretta. Fare i cambi, serpente. Qua sei twerka, twerka. Vai, shakera, 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 shakera. Musica. È il tiburon. Musica. E merca sto disco. Musica. 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 In Medusa. Musica. 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 Bello, bello. Musica. 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 Música, 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 música. Sentite come lavora sulla console. Música. Sul Q e sul play e sul pad. Perdona, de aquí adelante se buena, viene. Buena, buena. Música.
Musica. Make me feel nice. Give me your love and all through the night. Make me feel good. Make me feel nice. Give me your love and all through the night. Ci ha fatto ballare, cantare, emozionare in tutti i generi musicali, tra l'altro, Merck. Perché c'è, cioè, dal club quello più elegante a quello più sognante, sofisticato anche a un certo sofisticato punto. Oggi sofisticata è la parola giusta per oggi, tolto appunto la qualcosa di trap verso la fine, ma sofisticato e emozionante. Poi goderselo così al buio qui studio, al live è ancora meglio, perché vedete live, schiacciare i tasti con la gente, poi vedete vedere Merck schiacciare tutti i tasti. Oh, impazzite. E quindi la parte anche visiva e la parte del coinvolgimento alla James Hype, si può dire un po'. Non sarò a livelli di James Hype, però è uno dei tuoi riferimenti. Giochi con i pad, giochi. Gioco con i tasti. Con tutti i tasti. E non tanto coi filtri. Come fanno i filtri molti. Servono per far sentire la voce. Sì, sì, sì. Cioè, magari isolo la base dall'altra parte per far ascoltare la voce. Visto che sono anche produttore. Producer, ricordiamolo sempre. Se anche mai mischiare due voci insieme. Eh no, se no viene fuori un pastrugno. Io sporco il DJ set volutamente, perché vi spiego una cosa tecnica. Il podcast vai. In prevalenza deve essere con componenti anche parlate, per tante questioni tecniche, sia eccetera eccetera. Quindi non è mai pulita tutta la sequenza musicale, certo. C'è sempre i jingle, il parlato, capito? È una questione proprio di podcast. Se volete sentire Merck suonare, lo sentite dal live oppure prendendo i suoi brani, ascoltandoli sulle piattaforme, senza sporcature della mia voce o jingle. Fu. Va Merck. Ce la siamo goduta. Ci sentiamo la prossima settimana. Quindi gli auguri te li rinnovo poi dal vivo. Ok. Thank you very grazie. Ciao a tutti, alla prossima. Ci vediamo alla prossima settimana. Ciao.